Carissime amiche e carissimi amici che siete in diretta su Facebook, come avete già probabilmente letto nel post, recentemente è morto Giulietto Chiesa, venuto a mancare all'improvviso, e per qualcosa che non ha nulla a che vedere ovviamente con la Covid-19, non c'entra assolutamente nulla, anche se qualche sito sta già diffondendo questa notizia falsa. Giulietto Chiesa, per chi lo conosce, non ha bisogno di commenti o presentazioni, era un pensatore, perché possiamo dire che comunque non morirà mai, quello che ha detto, quello che ha fatto, è nella memoria delle persone che lo hanno conosciuto, tra cui il sottoscritto, e di chi non l'ha conosciuto personalmente, ma l'ha conosciuto attraverso i suoi canali televisivi, Pandora TV, recentemente insieme a Massimo Mazzucco contro TV, e comunque chi ha partecipato alle sue iniziative politiche, chi ha letto i suoi libri, chi in qualche modo è venuto a conoscenza della grande, grandissima storia e comprensione della storia, conoscenza della Russia sia sovietica che post-sovietica, e quindi anche del mondo, perché chi conosce la Russia e l'Unione Sovietica non può non conoscere il resto del mondo. Evidentemente, perché sono strettamente connessi. Ecco, Giulietto aveva una personalità molto forte, sicuramente era difficile, come dire, quando non la pensavi come lui e ci si scontrava su dei punti di vista. La battaglia era durissima perché comunque lui apparteneva alla vecchia scuola e quindi evidentemente era tosto da sostenere. Però una persona apertissima, una persona pronta alla discussione, al dibattito, anche acceso, anche forte, ma assolutamente Giulietto era capace di ascoltare, ma soprattutto era sempre un passo avanti a te. Aveva sempre visto qualcosa in più di quello che avevi visto tu. Conosceva o aveva sentito o aveva capito, gli era stato riferito, aveva letto qualcosa in più di quello che sapevi tu. Giulietto, nonostante l'età, quasi 80 anni, era lucidissimo, non ha mai avuto come dire, un momento di sbandamento dal punto di vista della lucidità. Si è sicuramente negli ultimi tempi, forse anche lasciato un po' spaventare da questa propaganda del virus, giustamente, vista l'età, però ha sempre mantenuto un'analisi assolutamente spietata e lucida di quello che stava succedendo, che sta succedendo e ahimè che succederà intorno a noi. E quindi noi dobbiamo molto a Giulietto perché ci ha aperto le menti di molte persone, ha aperto le menti di milioni di persone e soprattutto era un uomo libero, come tutti i commentatori onesti hanno detto, era un uomo libero, un uomo che non si è piegato al mutare dei tempi, ma che ha capito i meccanismi, che cosa stava succedendo nel mutare dei tempi, quindi che è riuscito a mantenere la propria identità, come dice Diego Fusaro, lo dice sapientemente, vi invito a cercare il video di Diego, che è ottimo, dà un saluto meraviglioso a Giulietto, anche perché loro hanno lavorato insieme per più anni, io purtroppo l'ho conosciuto l'anno scorso, quindi la mia conoscenza personale di Giulietto è più limitata, però facciamo parte di uno stesso movimento civile, politico civile, che è il centro di gravità, e quindi evidentemente questo mi ha permesso di seguirlo da vicino in riunioni continue fatte sia di persona prima del blocco totale che ovviamente sui mezzi telematici. Ecco, Giulietto lascia comunque un patrimonio immenso e purtroppo, oltre alla perdita umana, oltre alla perdita della sua capacità di vedere le cose di cui tutti abbiamo bisogno, purtroppo perdiamo anche una parte, anche se qualcosa lui ha trasmesso nei propri libri, però perdiamo una parte di quella conoscenza storica di un mondo, come per esempio quello dell'Unione Sovietica, che ahimè non c'è più. E quindi non possiamo più, ecco, lui che parlava sia russo ovviamente che italiano, era in grado di raccontarci quel mondo e di raccontarlo in modo, ovviamente, secondo alcuni punti di vista, non fazioso. Quindi un modo abbastanza lucido, onesto, vedendo anche ovviamente i lati negativi di quello che era l'Unione Sovietica,
e di quello che è la Russia oggi, ma questo non vuol dire che non fosse in grado di apprezzarne i ruoli geopolitici e l'importanza e l'impatto che la Russia ha soprattutto avuto negli ultimi anni per mantenere in qualche modo una certa visione logica e ragionevole di quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Quindi Giulietto ci mancherà per tantissimi motivi, sia perché era una compagnia meravigliosa, noi quando siamo stati insieme a Roma in diverse occasioni, non era mai finita, c'era sempre qualcosa in più da chiedere e qualcosa in più da dire. E devo dire, Giulietto non si è mai risparmiato nel comunicare tutto quello che sapeva alle persone. Più persone conoscevano, e meglio sarebbe stato per tutti noi. Ovviamente è stato molto contestato, soprattutto da quelli che hanno attribuito a Giulietto Chiesa i pensieri visionari di un folle. Io mi ricordo l'anno scorso, quando Giulietto parlava di guerra. Tutti gli dicevano, beh, la guerra, esagerato, non ci sarà mai una guerra, non ci sarà mai una guerra. Signori, la guerra è servita, perché quello che stiamo vivendo in questi giorni non è forse una guerra, non è forse un coprifuoco uguale a quello che si potrebbe vivere una guerra, forse anche peggiore, che almeno durante il coprifuoco in guerra si poteva uscire di giorno e si stava a casa la sera. Qui mi sembra che in Italia, per esempio, non si esca né di giorno né di sera, se non per fare la spesa al supermercato o comprare qualche medicina. Quindi, voglio dire, lui aveva previsto che ci sarebbe stata una guerra, purtroppo non aveva previsto questa guerra. Immaginava una guerra tradizionale e invece abbiamo una guerra moderna, una guerra molto più sofisticata, una guerra molto più pericolosa, perché ovviamente non c'è un nemico a cui sparare, non c'è una trincea da scavare. E il nostro nemico ha degli strumenti molto forti, molto potenti, che sono quelli della persuasione di massa, sono quelli dei mezzi di comunicazione cosiddetti mainstream. E noi stessi, in questo momento, siamo seduti su Facebook, che è una piattaforma più devastante e pericolosa che noi possiamo immaginare, perché in questo momento c'è un software che sta registrando quello che io sto dicendo, sta creando delle parole chiave e sta inviando a un gruppo di persone quello che, se io sto dicendo le cose potenzialmente sovversive. Se io cominciassi a dire certe cose potenzialmente sovversive, il mio video verrebbe immediatamente, diciamo, notato e mandato a un controllo umano che poi va ad approfondire per capire se io sono sovversivo o no. Mi dispiace per voi. Cosa vuol dire essere sovversivo? Sovvertire vuol dire sovvertire l'ordine attuale? Boh, allora guardate, tutte le persone sane di mente in questo momento sono sovversive, perché l'ordine attuale lo state vedendo, lo stiamo vedendo sulle nostre cose. Ma non siamo più qui per parlare di questo. Siamo per parlare di Giulietto, che ovviamente ci mancherà. Questa sera avremo purtroppo una riunione che era di cui lui era il protagonista e quindi l'avremo senza di lui. Chi fosse interessato mi può contattare in privato, posso provare ad invitarlo, perché comunque è una riunione, diciamo, chiusa, ma non completamente chiusa. Ecco, parleremo di lui, parleremo di quelle che sono le nostre idee, i nostri progetti, e ovviamente cercheremo, per quanto possibile, di continuare quel compito che Giulietto aveva iniziato, il compito di creare una coscienza civile, poi una coscienza che può portare in direzioni opposte. Ma io dico sempre questo, che tu creda o no a una versione ufficiale, che tu sia di estrema destra, estrema sinistra o estremo centro, non è importante. L'importante è che le tue idee siano frutto di un'analisi, di un lavoro di cultura, di conoscenza, che siano frutto di una elaborazione. Non c'è peggior nemico che l'ottuso, lo stupido e l'ignorante. Quello è un grande nemico, quella è una persona da battere, perché quella persona non ti permette un dialogo, non ti permette una crescita, non ti permette, diciamo, di confrontarti ad armi pari. Tu hai delle armi e lui non ha le orecchie per ascoltare le tue armi. E quindi evidentemente è inutile. Poi dopo si può essere di opinioni completamente diverse, ma cioè abbiamo il dovere morale e civile di essere liberi, di essere liberi pensatori e quindi per essere liberi e liberi pensatori dobbiamo essere informati, porci delle domande, cercare le risposte
e discutere le risposte con chi ha risposte diverse. Questo è quello che Giulietto ci ha insegnato e noi anche di questo lo ringraziamo, sperando presto di poter continuare a portare avanti il lavoro che abbiamo iniziato insieme, che purtroppo da oggi abbiamo dovuto interrompere. Ecco, grande Valeria, tanti saluti a tutti quanti voi e ovviamente se volete partecipare all'incontro di questa sera scrivetemi in privato. Vi manderò il link. A presto. Ciao Giulietto, siamo con te.